Ciao a tutti ragazzi, io sono Nerdy, è uscito al cinema Blue Beetle e dobbiamo parlarne, ma qua nello specifico volevo soffermarmi un pochino meglio sulle due post-credit. Quindi ovviamente allarme spoiler, torna soltanto dopo che hai visto il film. E mi raccomando, prima di iniziare non dimenticare di seguirmi qua su tutti gli altri social e utilizza il mio codice sconto per le magliette nerd più belle di sempre, Nerdy per Pumpling. E ora partiamo subito, perché da queste post-credit, secondo me, potremmo tirarci fuori qualcosa di niente male. Sigla! La prima post-credit si apre mostrandoci come Ted Kord sia ancora in vita. Ton 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 ton! Non se lo aspettava nessuno, guarda, nessuno. Ammettiamolo, non è che sia stata questa gran sorpresa. Ci hanno detto sin dall'inizio, oh guarda, il papino di quella lì, tanto rompiballe, che sarebbe la tizia ricca che si fa Jaime, che a me sta sulle balle, scusatemi. Però ci dicono sin dall'inizio, oh guarda, il papino è scomparso, non si sa nulla, chissà che fine ha fatto, boh boh, nessuno sa niente, boh boh. Ammettiamolo, hanno lasciato quell'alone di mistero per tutto il film e non ci hanno detto niente fino alla fine. Era ovvio che ci avrebbero dato qualche info in più nelle post-credit. Inizialmente avremmo addirittura potuto supporre che la sua scomparsa potesse essere stata causata al tempo da sua sorella, Victoria Kord, che voleva magari farlo fuori in qualche modo per prendere segretamente in mano il potere delle Kord Industries e fare quello che voleva. Perché, secondo lei, per l'appunto, lui stava mandando in rovina quest'ultime. Ma poi quando ci hanno mostrato che anche Victoria non ne sapeva nulla, beh, era ovvio che la post-credit sarebbe stata legata proprio a questo piccolo particolare. Abbiamo questa immagine pixelata con Ted Kord che lancia un messaggio per chiunque sia lì in ascolto, di dire alla figlia che lui è ancora in vita. E questa immagine pixelata è un po' strana. In primis, non si vede chi è il personaggio che interpreta Ted Kord, perché ufficialmente sembra ancora non essere stato scelto. Ma qua, dico io, amici cari della DC, avete una sola scelta giusta da fare, ovvero scegliere l'interprete di Ted Lasso. Su via, sono uguali, hanno anche lo stesso nome, Ted Kord, Ted Lasso. Ci sarà un motivo? Coincidenze? Io non credo, e lui è perfetto. E la tipologia di immagine che ci viene mostrata con quel tipo di pixel, beh, ricorda molto il messaggio che veniva mandato da Zod in Superman. Tra l'altro, quel messaggio sembra essere stato inviato in seguito all'accensione dei computer, come se all'accensione dei computer da parte dello zio Rudy fosse stato inviato una qualche specie di segnale ai macchinari o alla tuta di Ted Kord e che Ted Kord si sia reso conto che qualcuno era lì, che stava lavorando con la sua attrezzatura. E che quindi Ted Kord non possa essere rimasto intrappolato in un'altra realtà o magari in un'altra linea temporale. Dobbiamo infatti ricordare una cosa decisamente importante. Nei fumetti, il Blue Beetle di Ted Kord ha un amico speciale, un compagno del cuore, il suo miglior amico di scorribande, ed è Booster Gold. Quest'ultimo era una stella dello sport nel 25esimo secolo, che ha toccato il fondo dopo essere stato coinvolto in un losco gioco d'azzardo. E dopo aver messo le mani su una tecnologia decisamente avanzata, è tornato indietro nel tempo, finendo nel 20esimo secolo, e iniziando lì a fare il supereroe. Mi sembra cosa buona e giusta, avrei fatto la stessa cosa. Insieme nei fumetti questi due, Booster Gold e Ted Kord, ne hanno combinate mica poche come supereroi e sono anche andati in giro per lo spazio-tempo. E noi sappiamo che James Gunn, tra le varie serie e film che ha annunciato che dovranno uscire per il nuovo DC Universe, c'è anche una serie su Booster Gold. Sì, non lo so pronunciare questo nome, mi spiace. Di conseguenza potremmo avere in quella serie un mega gigantesco collegamento con Ted Kord, lo stesso Ted Kord che abbiamo visto in questa post-credit di Blue Beetle. Chissà, magari nella serie di Booster Gold potremmo addirittura vedere quello stesso Ted Kord che sta mandando quel segnale, che è intrappolato in qualche parte nel tempo, da qualche parte nella realtà, insieme a Booster Gold, e che tutta l'avventura si svolgerà con loro due presenti, o magari anche solo una parte con Ted Kord presente. La cosa non mi dispiacerebbe, sarebbe un bel collegamento e un bel modo per introdurre questo universo condiviso. Tra l'altro, nella scena della post-credit, noi possiamo vedere anche lì un particolare mica da poco, che nessuno ha notato, un pacco di Oreo. E noi sappiamo essere, perlomeno nei fumetti, lo spuntino preferito di The Martian, Mindhunter. Lo abbiamo visto in passato rappresentato già altre volte, come per esempio in serie TV e in film, per esempio nella Snyder Cut della Justice League. Chissà che non sia lo stesso The Martian. Ma esulando questo possibile collegamento, che quegli Oreo non vogliano essere un easter egg, un collegamento al fatto che quei due, Martian Manhunter e Ted Kord come Blue Beetle, possono aver collaborato in passato, possono aver avuto già dei trascorsi in passato? Da una scena con nulla ci potrebbero aver introdotto già due personaggi del nuovo DCU. Impazzisco. E qua arriviamo alla seconda post-credit. Preparatevi perché è una scammata.
una scammata. Vediamo infatti alcune scene di questa serie in spagnolo in stop motion che rappresentano questo supereroe comico. Lo stesso cartone animato che lo zio Rudy aveva trasmesso quando i due fanciulli erano irrotti. Irrotti è giusto? Vabbè, quando i due fanciulli avevano fatto irruzione nelle Cord Industries. Quel cartone è un omaggio a El Chapulín Colorado. Credo di averlo pronunciato giusto. Spero. Scusate se ho sbagliato. Oggi ho un problema con i nomi ancora più grande del solito. E quello era un supereroe comico apparso negli inizi degli anni 70, in America Latina soprattutto. Un personaggio molto conosciuto da quel tipo di cultura e che voleva essere semplicemente un collegamento proprio a quella che è la cultura del nostro protagonista, del nostro Jaime. Insomma, dimmi un po' che cosa ne pensi tu di queste post-credit, se potrei aver azzeccato qualcosa con queste teorie e soprattutto dimmi quali sono le tue di teorie. Ci vediamo per il prossimo video, perché uscirà poi anche un bel video analisi con tutto quello che non hai notato nel film di Blue Beetle, probabilmente questo venerdì. Spero di fare in tempo. Blue Beetle era un baccalà. Lo abbiamo visto anche in più spettacoli. Inizialmente avremmo addirittura già più volte rappresentato sia in serie TV.